Io ho usato questa parola salvare proprio per evitare di usare conservare, che secondo me ha un significato molto diverso e penso che tante volte si tratti più che altro di elaborare, anche quello di più difficile e traumatico abbiamo nella nostra vita per poi in qualche modo ricollocarlo nel nostro tempo e nel nostro spazio in maniera più serena. Quindi per me le cose da salvare sono quelle che dobbiamo veramente imparare a lasciare andare. Come si fa a rimettersi in piedi dopo un crollo? Questo credo che sia intanto una questione molto soggettiva, ma il modo in cui ho scelto di raccontare questo tipo di reazione si basa soprattutto sul fatto che è molto importante darsi il tempo giusto. In una società che forse ci invita sempre a una reazione, anche una resilienza immediata, penso che l'atteggiamento opposto possa essere più utile, quindi prendersi proprio tempo. Resilienza è stata una delle parole più usate e abusate durante tutto il periodo del Covid, del lockdown. Come se lo immagina questo futuro? Resilienza infatti è una parola che non amo particolarmente proprio perché la trovo abusata. Non so immaginarlo perché penso che non siamo ancora nel futuro, credo che siamo ancora in un presente che dobbiamo attraversare fino in fondo e che probabilmente non è ancora esaurito, dovremo elaborarlo e viverlo fino in fondo per poter pensare almeno a una fase successiva di innovamento culturale e sociale.